dalla nomina di Bondi del governo Monti al Cottarelli allontanato da Renzi, fino al neocommissario Gutkeld, dallo sblocca Italia al mille proroghe della legge di stabilità, di nomina in nomina, di rinvio in rinvio, ed è sempre revisione della spesa, la famosa spending review, cui si fatica tanto a metter mano e che da anni, ogni volta che emerge, crea allarme diffuso. Si dovevano sforbiciare le spese dei ministeri, l'autorevisione, si dovevano tagliare le centrali d'acquisto, calcolate in circa 33.000, si dovevano ridurre le tanto discusse società partecipate, ma al momento di tutto ciò nessuna traccia. Ancora stamani Perotti, anch'egli nominato da Renzi, si tiene sulle generali. Dopo aver escluso solo nei giorni scorsi interventi restrittivi sulle pensioni più alte, fa capire che non ci saranno affondi. Scontentare un po' tutti è la sua regola, ma bastano le confuse anticipazioni per provocare le solite decise reazioni degli amministratori locali, pronti a ricordare la loro versione. Perché tagliare sempre noi e non il governo centrale? In più di 10 anni, ha ricordato il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, Fassino, ci sono stati chiesti più di 17 miliardi come contributo al risanamento dei conti pubblici. È un errore guardare agli enti locali solo come centri di spesa parassitaria. A protestare in particolare sono i sindaci delle città metropolitane, quelle che più di altre dovrebbero incidere sui propri costi. Dopo tanta polvere, tante polemiche e vari rinvii, ora il governo ci riprova. Un governo che agisce con strumenti eccezionali, in regime di amministrazione straordinaria, un governo che finora non ha ottenuto soddisfazione nemmeno dai propri ministeri, che di titolo quinto non parla più, ma che sembra sempre più orientato a delegare il più possibile a regioni e comuni decisioni scomode, alzare le tasse, tagliare i servizi, intaccare il consenso.